silenzioso. You are the Alleluia. And Omega. Sei l'Altissimo, l'incomparabile, l'unico Lord vero Dio. Alleluia. Samaravakata sharavakata sai. Alleluia. Jesus. Ti amiamo Gesù, sei tutto per noi, il pane della vita. And I pray guidaci ancora nella tua parola, Signore. Alfa e Omega. Alleluia, sei la luce del mondo, la lucente stella del mattino. Alleluia. Oh Cristo vivente della gloria, buon pastore. Siamo ancora in questo momento, alleluia, grazie per questa gioia che ci dai, Padre Celeste, per la tua presenza, grazie per il tuo spirito che si muove in mezzo a noi, grazie perché solo tu hai parole di vita eterna, Signore, e noi vogliamo ricevere questo cibo spirituale, noi vogliamo ricevere questo pane spirituale, questa acqua viva nei nostri cuori in questo momento, Padre, nel nome di Gesù, il Cristo, il Signore. Noi lasciamo da parte ogni pensiero umano, carnale,
per ricevere, Signore, la Tua parola, per ascoltare la Tua voce, per ricevere, Padre, i pensieri dello Spirito, alleluia, lo Spirito Santo. Signore, apri ogni cuore, ogni mente all'ascolto della Tua parola, Signore, e metti nella mia bocca, nella mia lingua, soltanto quello che Tu vuoi trasmettere, Signore, al Tuo popolo, il Tuo messaggio, la Tua verità, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno, amen e amen. Dio vi benedica, cari fratelli, sorelle, è una grande gioia, gloria a Cristo, ritrovarci per un nuovo appuntamento con la parola di Dio. Amen. È un appuntamento di edificazione spirituale. Gloria a Gesù. Noi siamo qui per edificarci nella presenza di Dio. Amen. Preghiamo, meditiamo la parola, leggiamo la parola e Dio per certo ci benedice, ci rinnova, ci edifica. Vogliamo leggere questo momento? Il Salmo 94, vogliamo dedicarci, alleluia, qualche minuto, così come lo Spirito di Dio ci guiderà. Non abbiamo schemi particolari, non abbiamo limiti di orario da seguire, amen, ma andiamo come lo Spirito Santo ci guida, gloria a Dio, amen, a Dio sia tutta la gloria. Vogliamo aprire la Bibbia nel Salmo 94, alla gloria di Gesù Cristo nostro Salvatore. Amen. Dice così la parola del Signore. O Dio delle vendette, o eterno Dio delle vendette, risplendi. Amen. Levati, cioè alzati. O giudice della terra, e rendi la retribuzione ai superbi, fino a quando gli empi trionferanno, vomitano parole e fanno discorsi insolenti. Tutti gli operatori di iniquità parlano con arroganza. Essi frantumano il tuo popolo, o eterno, e opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, e mettono a morte gli orfani, e dicono: l'Eterno non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Cercate di capire, o insensati fra il popolo, e voi sciocchi, quando diventerete savi? Colui che ha piantato l'orecchio non ode egli? Colui che ha formato l'occhio non vede egli? Colui che corregge le nazioni non le punirà? Lui che insegna all'uomo conoscenza? Alleluia! L'Eterno, gloria a Dio, conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani. Beato l'uomo che tu correggi, o Eterno, e che istruisci con la tua legge, per dargli riposo nei giorni dell'avversità, finché, alleluia, è scavata la fossa per l'empio. Poiché l'Eterno non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Quanti dicono amen? Ma il giudizio ritornerà alla giustizia e tutti i retti di cuore lo seguiranno. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto: il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto.
Alleluia. Quando un gran numero di preoccupazioni mi assillavano, le tue consolazioni mi rincuoravano. Amen. Alleluia. Sarà forse tuo alleato il tribunale iniquo che trama angherie in nome della legge? Si radunano assieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. Ma l'Eterno, alleluia, è la mia fortezza, è il mio Dio, gloria al Signore, è la mia rocca del mio rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro iniquità e li farà perire per la loro malvagità. L'Eterno, il nostro Dio, li distruggerà. Amen. Cari fratelli, gloria a Dio. È scritto in un altro brano della scrittura che è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. È cosa spaventevole, terribile, cadere nelle mani del Dio vivente. Fratelli e sorelle, non dimentichiamoci mai che il nostro Dio è il Dio della misericordia, è vero, è il Dio dell'amore, ma è anche il Dio che un giorno farà giustizia. È il Dio che un giorno punirà i malvagi. È il Dio che un giorno distruggerà e condannerà gli empi. Fratelli, il nostro Dio è un giusto giudice, gloria al Signore. L'uomo carnale, come abbiamo letto, insensato, gli sciocchi, i ribelli, pensano di farla franca, pensano di essere forti, pensano di avere il potere gli uomini sulla terra, ma loro non sanno che un giorno l'Eterno, il Dio onnipotente, giudicherà le loro opere malvagie, le loro azioni inique, e ogni essere umano, dal più piccolo al più grande, dovrà comparire nel giorno del giudizio, come dice Apocalisse, davanti al trono bianco, dove ogni uomo, ogni creatura, ogni donna dovranno rendere conto all'Iddio del cielo per le loro opere, fratelli. E dice la scrittura: chi non fu trovato scritto nel libro della vita, coloro i cui nomi non erano scritti nel libro della vita, furono gettati nello stagno di fuoco, che è la morte seconda. Fratelli, non dimentichiamoci mai queste verità. È vero, il nostro Dio è il Dio dell'amore, è il Dio della misericordia, della pace. È vero, fratelli, ma Lui è anche un fuoco consumante che divorerà i Suoi avversari, che distruggerà i Suoi nemici. Gli uomini sulla terra pensano di essere forti, pensano di avere la meglio, gli uomini malvagi, gli uomini violenti. Fratelli, è un mondo pieno di ingiustizie, scusate, un mondo pieno di iniquità, di malvagità, guerre, omicidi, violenza, uomini che calpestano altri uomini, uomini che violentano bambini, che uccidono bambini, aborti, perversione di ogni genere. La terra, fratelli, ormai è in balia delle tenebre, ma il regno di Dio è vicino, il giudizio di Dio è vicino.
La resa dei conti è vicina. Perciò, Chiesa del Signore, aggrappiamoci, amen, alleluia, sempre di più a Cristo. Sorella, aggrappati ogni giorno di più a Cristo e rifugiati sotto il sangue dell'agnello. Chi è santo si santifichi ancora di più. Fratelli, ricerchiamo questa santificazione, ricerchiamo questa comunione con Dio. Amen, alleluia. Se qualcuno ci offende, perdoniamo. Amen. Non rendiamo male per male, occhio per occhio, dente per dente. Ma noi dobbiamo perdonare, dobbiamo mantenere un cuore puro. Dobbiamo, alleluia, vivere nell'amore, nella compassione, nella misericordia, nella santificazione, nell'ubbidienza, nello spirito, nella preghiera, dipendendo da Cristo, camminando con Cristo. Solo così noi potremo sfuggire dal giudizio che verrà. Amen. Dice la scrittura, Giovanni 3:36, chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio, chi non si sottomette al Figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio è sopra di lui. Fratelli, questo mondo, ricordiamocelo, perché è la verità. Non importa cosa dicano le religioni umane, non importa cosa dica la scienza, la filosofia, non importa cosa dica l'uomo, la politica, con i loro discorsi carnali, vani, perché sta scritto che l'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani, i pensieri dell'uomo carnale sono vani, sono inutili, sono pensieri falsi, ma la parola di Dio è la verità, fratelli. Ricordiamoci che un giorno questo mondo, questo pianeta, questa terra, questa società sarà colpita dall'ira di Dio e sarà terribile. Ciò che verrà sulla terra, sulla società, sugli uomini malvagi, dice la scrittura in Apocalisse, che loro in quel giorno terribile dell'ira di Dio entreranno nelle caverne della terra, vorranno nascondersi nelle caverne e diranno ai monti: monti, cadeteci addosso, nascondici dall'ira di colui che siede sul trono. Fratelli, l'ira di Dio colpirà questa terra. Perciò, già fin da ora, fin da adesso, separiamoci dal mondo. Amen. Allontaniamoci dal mondo e consacriamoci sempre di più al nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen. Oh, gloria a Dio, perché delle cose terribili che l'uomo non ha mai visto e nemmeno può immaginare sono quelle che verranno sulla terra, cari, nel Signore. Amen. Ecco perché il salmista in questo salmo, nel primo verso, inizia dicendo: o Dio delle vendette, o eterno Dio delle vendette, risplendi, levati, o giudice della terra, e rendi la retribuzione ai superbi. Fratelli, il nostro Dio
è anche il Dio delle vendette. Lui farà vendetta di coloro che hanno oltraggiato, bestemmiato il suo nome. Amen. Lui vendicherà il sangue dei suoi martiri. Alleluia. È scritto in Apocalisse, fratelli. Amen. Che il Signore giudicherà questa Babilonia, questa grande Babilonia, questo mondo che ha versato il sangue dei servi di Dio. Fin dall'antichità, fratelli, questo mondo si è macchiato del sangue dei servi di Dio. Ma il giorno arriverà in cui il Signore, gloria a Dio, farà vendetta. Il Signore darà la giusta retribuzione ai malvagi e a coloro che hanno fatto il male. È così, fratelli, se voi leggete in Apocalisse capitolo 17, il capitolo 18 parla della caduta di Babilonia. Amen. E dice qui in Apocalisse verso 18, verso 4, dice: poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio. Cioè il Signore chiama il suo popolo a uscire da Babilonia, a uscire dal mondo che sarà giudicato, a uscire dalle tenebre, a non rimanere nel mondo, nelle vie del mondo, in mezzo al mondo, perché il mondo sarà colpito dall'ira di Dio, fratelli. Uscite da essa, uscite da Babilonia, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela nello stesso modo che essa ha fatto a voi, anzi rendetele il doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. Verrà un terribile giudizio da parte del Signore. Apocalisse 18 verso 8 dice: per questo in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata dal fuoco, perché potente è il Signore. Potente è il Signore che la giudicherà. E poi dice ancora il verso 16. Amen. Apocalisse 18, 16. Dicendo: ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, era adorna d'oro e di pietre preziose e di perle. Una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora. E tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti e tutti quanti commerciano per mare se ne staranno da lontano e vedendo il fumo del suo incendio grideranno: quale città era simile alla grande città? E si getteranno della polvere sul capo e grideranno:
piangendo, facendo cordoglio, dicendo: ai, ai, la grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora. Fratelli, verrà una terribile devastazione su questo mondo, su questa Babilonia, sulla grande meretrice, che in modo particolare rappresenta una città che fin dai tempi antichi è stata nemica di Dio. La grande Babilonia, la meretrice, rappresentata come una donna, una prostituta, un'adultera, seduta su una bestia che ha 7 teste. Una donna che ha ingannato tutti i regni della terra con le sue fornicazioni, e quella donna rappresenta una grande città, una antica città. Babilonia è il suo nome, che rappresenta l'idolatria, le tenebre, la confusione che ha portato nel mondo intero. E questa città, dice la Bibbia, rappresenta una donna seduta su 7 teste, su una bestia che ha 7 teste, e le 7 teste sono 7 monti, e la donna è una città. Perciò verrà una terribile devastazione su quella città perversa, idolatrica, corrotta, piena di idolatria, di stregoneria, di magia, di peccati, di immoralità, di materialismo, di lusso, di bestemmie. Una città che siede su 7 monti. Chi ha orecchi da udire oda, fratelli, alla luce della Bibbia, noi possiamo capire, possiamo vedere che quella città è Roma, che fin dai tempi antichi è stata una città nemica della verità, nemica dell'opera di Dio, nemica della fede. Perseguitavano i cristiani, uccidendoli, maltrattandoli, bruciandoli vivi. Fratelli, e questo modo di fare della Babilonia rappresenta tutti i peccati dell'umanità. Ecco perché la devastazione dell'Onnipotente, l'ira e il terribile giudizio dell'Eterno scenderà su quella città e sull'intera umanità. Sull'intera umanità che ha rinnegato l'esistenza di Dio, che hanno disubbidito alla parola di Dio, scenderà un terribile giudizio. Il fuoco dal cielo, l'ira di Dio, colpirà quella città e l'intera umanità ribelle. Sarà devastata la grande Babilonia. Ma poi dice qui in Apocalisse 18 verso 20: rallegrati su di essa, o cielo. Fratelli, quando sulla terra verrà la devastazione, l'ira di Dio, il giudizio, la distruzione, in cielo ci sarà gioia. Alleluia! In cielo ci sarà la festa, la gloria di Dio, l'adorazione. In cielo, alleluia, il popolo di Dio si rallegrerà. Ma sulla terra ci sarà una terribile distruzione. Tu dove sarai in quel giorno? Sarai sulla terra o sarai in cielo con Cristo? Io voglio essere in cielo con Cristo.
Io voglio rallegrarmi nel regno dei cieli con il Signore e con tutti i santi, con tutti i fedeli, con tutti i credenti, con tutti coloro che si sono santificati, con tutti coloro che hanno fatto la volontà di Dio, con tutti coloro che hanno perseverato fino alla fine. Io mi voglio rallegrare in quel grande giorno davanti al trono di Dio, alleluia, e noi lo contempleremo faccia a faccia. Ma sulla terra ci sarà una terribile distruzione, fratelli, non dimentichiamocelo. Sulla terra verrà una terribile distruzione sui malvagi, sui ribelli, sui superbi, sugli arroganti, sugli orgogliosi, sui falsi, sugli ipocriti, sui carnali, su coloro che hanno rigettato la parola di Dio e hanno scelto di vivere nei piaceri carnali, mondani, nel lusso, nelle vanità di questo mondo. Fratelli, un terribile giudizio verrà, non dimentichiamocelo, ma noi vogliamo essere con Cristo nella gloria eterna. Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Fratelli, verrà il giorno che, quando Dio giudicherà la grande Babilonia, quando Dio giudicherà la grande meretrice, quando Dio giudicherà questo mondo ribelle, Dio farà giustizia ai suoi apostoli, ai suoi servi. Dio farà giustizia ai suoi santi. Dio farà giustizia a ognuno di noi. Alleluia. Oh, gloria al Signore. Poi dice al verso 21, Apocalisse 18. Alleluia, scusate, Apocalisse 18, verso 21. Dice, poi un angelo potente sollevò una pietra grande come una macina e la gettò nel mare, dicendo, con lo stesso impeto sarà scagliata Babilonia la grande città e non sarà più ritrovata. Fratelli, la grande Babilonia, che è Roma, Roma, una città idolatrica fino dai tempi antichi. L'impero di Roma era un impero satanico, pieno di idolatria, di immoralità sessuale. La maggior parte degli imperatori, fratelli, si davano ai piaceri, alle orge, praticavano l'omosessualità, si ubriacavano davanti ai loro dei fasulli. E il loro divertimento, sapete qual era, tra virgolette, il loro divertimento? Che Dio sgridi questi demoni. Il loro divertimento era bruciare vivi i cristiani. I cristiani venivano bruciati vivi, perseguitati. A Roma venivano gettati nel fosso dei leoni. Venivano maltrattati i servi del Signore. Ma il Signore un giorno farà giustizia. Il Dio delle vendette si alzerà, gloria a Dio, dal suo trono. Alleluia! Il Dio della vendetta scenderà, gloria a Dio, con la sua ira. Alleluia! E distruggerà la Babilonia, distruggerà questa società perversa. Questo mondo tenebroso sarà, fratelli, distrutto dall'ira di Dio. Ma ti voglio dire, caro che ascolti, c'è ancora tempo. Per essere salvati c'è ancora tempo di chiedere perdono, c'è ancora tempo per pentirsi dei peccati, c'è ancora tempo per abbandonare l'idolatria, c'è ancora tempo per abbandonare l'ubriachezza, c'è ancora tempo per abbandonare l'immoralità, c'è ancora tempo per abbandonare l'omosessualità, c'è ancora tempo per abbandonare il peccato e aggrapparsi a Cristo, il Signore dei Signori, che morì sulla croce per noi e risuscitò il terzo giorno. Se ancora non conosci Cristo, in questo momento pregalo, per fede chiedi a Lui di perdonarti, perché Lui ti ascolta, Lui vuole salvarti, gloria a Dio. Lui non vuole che tu perisci, che tu sia distrutto, che tu sia condannato. Nell'ira che verrà
ma Dio ha mandato il suo figlio per salvare i peccatori. Alleluia, per redimere le anime, per farci rinascere in una nuova vita spirituale, nella grazia, nella fede del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio, ma il giorno dell'ira verrà sulla grande Babilonia, la grande meretrice che rappresenta Roma e quel sistema idolatrico del Vaticano, fratelli e sorelle, che ha contaminato le nazioni della terra con le sue idolatrie, con le sue bestemmie, con le sue magie, con le sue falsità. Roma, fin dai tempi antichi, è andata contro la volontà del Signore. Ma in quel grande giorno il Signore farà giustizia, il Signore vendicherà il sangue dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, dei suoi martiri, dei suoi profeti. E quando in terra ci sarà quella terribile distruzione, in cielo ci sarà una grande gioia, una grande festa, una grande e gloriosa, alleluia, adorazione verso il Re dei Re, che ha fatto giustizia, gloria al Signore. Dove sarai tu? Sarai sulla terra o sarai in cielo con Cristo? Dove sarai? Caro che mi ascolti, cara che mi ascolti, aggrappiamoci a Cristo sempre di più. Amen. Aggrappiamoci al Signore della gloria. E ogni giorno usciamo fuori dalla Babilonia, da questo mondo, dalle tenebre, perché la grande Babilonia rappresenta Roma, rappresenta il Vaticano, ma rappresenta anche tutto il sistema tenebroso di questo mondo. E il Signore ci chiama: o popolo mio, esci da Babilonia. Amen. Perché la sua ira verrà, fratelli, scenderà, cadrà dal cielo sui figli della disubbidienza, e sarà qualcosa di terribile che tu e io non possiamo nemmeno immaginare. Ecco perché nel Salmo 94, e mi voglio fermare qui in questa prima parte, gloria a Dio, nel Salmo 94 verso 1 il salmista, ispirato dallo Spirito del Signore, chiamava Dio, chiamava l'Eterno, chiamava il Signore Dio delle vendette. O Dio delle vendette, o Eterno delle vendette, risplendi, levati, o giudice della terra, e rendi la retribuzione ai superbi, perché il Signore, fratelli, si vendicherà dei suoi nemici, e coloro che hanno offeso, bestemmiato il suo nome, non saranno affatto ritenuti innocenti, ma il Signore darà la retribuzione ai malvagi, ai superbi, ai ribelli. Dio punirà, fratelli. Amen. Dio punirà questa terra perversa. Fratelli, Dio, il nostro Dio, è l'Iddio dell'amore e della misericordia, ma è anche un Dio che punisce, punisce l'iniquità. E verrà il giorno che il Signore punirà questa terra, fratelli. Dio punirà questo mondo. Dio punirà le nazioni. Amen. Gli uomini dicono:
No, ma Dio non c'è, ma Dio non esiste, nessuno ci vede. Uccidono, ammazzano, commettono adulterio, immoralità, aborti, violenza sui bambini, fanno cose terribili e loro dicono nessuno ci vede. Siamo grandi, siamo forti, calpestano il prossimo, fanno ogni tipo di malvagità e loro dicono nessuno ci vede. Ma nel verso 9 dice Salmo 94: colui che ha piantato l'orecchio non ode egli, colui che ha fatto l'orecchio non ode il grido degli innocenti, non ode le ingiustizie, non ode le cattive parole che gli uomini dicono. Colui che ha fatto l'orecchio non ode forse? Colui che ha piantato l'occhio, che ha formato l'occhio, non vede egli? Colui che ha creato l'occhio, non vede egli? Dio vede le ingiustizie, Dio vede i peccati, Dio vede la malvagità, Dio vede quello che gli uomini malvagi stanno facendo. E verrà il giorno, dice qui al verso 10, colui che corregge le nazioni non le punirà forse? Lui che insegna all'uomo la conoscenza. Fratelli cari, ricordiamoci di questa verità: Dio punirà le nazioni. Verrà il giorno, fratelli, che l'Eterno, l'Onnipotente, il Signore del cielo e della terra punirà le nazioni, punirà i ribelli, punirà i malvagi. Verrà una terribile devastazione, una terribile distruzione su questo mondo. Ma noi, fratelli, se perseveriamo nella fede, se giorno per giorno ci rifugiamo nel Signore, ci umiliamo, ci santifichiamo, ci prostriamo, ci arrendiamo sempre di più al nostro Signore, noi saremo con Lui nel regno dei cieli quando l'ira, la punizione, la distruzione colpirà la terra. Noi saremo con Lui nella gloria eterna del regno dei cieli. Quanti dicono amen? Amen, alleluia. Quanti si stanno preparando, gloria a Dio, perché dobbiamo prepararci in santità ed ubbidienza, amen, per essere, fratelli, liberati dall'ira che verrà, amen. Gloria a Dio, fratelli, non dimentichiamoci mai queste grandi verità, fratelli, ma consacriamoci ogni giorno di più al Signore. Vogliamo mettere la nostra vita ai piedi di Cristo, vogliamo chiedere perdono di ogni peccato. Oh, raba la shakata raba. Vogliamo chiedere al Padre di purificarci se c'è qualche peccato nascosto, qualche contaminazione, qualche macchia. Vogliamo dire: Signore, lavaci con il tuo sangue. Alleluia. Lavata raba shai. Abbi misericordia, pietà di noi, Signore. Illuminaci, Re di gloria. Alleluia. Gesù. Arachibatea. Alleluia. Sento parlare di te con verità. Ci umiliamo, Padre. Fatelo uomini. Terria, sì, ma dai, purifica. Quanti dubbi. Illumina la nostra vita. Quante incertezze. Riempici della tua grazia. Se chiedono, se ci che te. O se frutto. Aiutaci a vivere nel timore del tuo nome. Nell'ubbidienza, nella santificazione. In fantasie. Tu sei la verità, Signore. Non ti conosco, no. Abbi pietà di me. Non credono in te. Abbi pietà. E dicono che la verità non c'è. Tu sei la mia verità. Gesù Cristo è la via. Gesù.
gloria. Oh, al vivente, al risorto, colui che ha vinto per noi. Alleluia, c'è potenza, c'è vittoria, c'è liberazione nel nome di Gesù Cristo. Alabassai da barasciara bacanda da rabassere beche. Sei la via, la verità e la vita, Gesù. Tu sei la via, la verità. Illumina ogni cuore, Gesù. Illumina ogni mente. Libera da ogni catena, Signore, nel nome di Gesù. Essere santi in mezzo a un mondo di tenebre, Signore, vogliamo portare la tua luce, vogliamo vivere nello Spirito, Signore, nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria, Padre. Oh, Rabatakashaya, per la tua gloria e misericordia, per essere, Padre, buoni figli. Israele, il tuo
ringraziamo per questa preziosa parola, questa gloriosa presenza in mezzo a noi, che il tuo Santo Spirito, Padre mio, continui a operare, a lavorare, a trasformare e riempire i nostri cuori, il cuore di ogni fratello, il cuore di ogni sorella, coloro che sono lì, che ti stanno cercando, Signore, nelle loro vite, che ti stanno pregando, supplicando, implorando. Signore, facci vedere la tua gloria, fai risplendere la tua gloria sui miei fratelli, sulle mie sorelle, sulla tua chiesa, nei quattro canti della terra, nord, a sud, a est, a ovest. Signore, porta liberazione nel nome di Gesù Cristo, guarigione, salvezza nelle famiglie, restaurazione nei matrimoni, libera i figli che sono perduti nei peccati, nei vizi, libera i cuori di pietra, cambia i cuori duri, Signore, che diventino cuori nuovi, cuori di carne, cuori illuminati dalla grazia, il cuore dei mariti, delle mie sorelle, Padre, cambia i loro cuori nel nome di Gesù, spezza le catene, spezza i legami, salva, illumina i cuori dei mariti, Padre, il cuore delle mogli, Signore, dei miei fratelli, le mogli inconvertite, Signore, quelle mogli carnali, quelle mogli che ancora sono legate alle vanità, Signore, cambia i loro cuori, Signore, nel nome di Gesù, spezza le catene nelle famiglie, Signore, che le nostre famiglie siano benedette, benedici i figli, le figlie, Signore, del tuo popolo, Padre, nel nome di Gesù, le nostre famiglie, i nostri parenti, i nostri figli, figlie, Padre, che nelle nostre case, Padre d'amore, regni l'amore, regni la pace, regni l'armonia, regni lo Spirito Santo, che la nostra casa diventi una casa di preghiera, una casa di adorazione, una casa, Signore, dove si può glorificare l'Iddio Altissimo, Signore, che la nostra casa sia una casa di benedizione nel nome di Gesù Cristo. Trasforma i cuori ribelli, insensibili, orgogliosi, Padre, indifferenti, abbi pietà, come abbiamo cantato, alleluia, Rahem, abbi pietà, mio Dio, abbi misericordia, abbi compassione dei cuori che sono lontani da te, avvicinali, rivelati, manifestati, parla i loro cuori, Padre, nel nome di Gesù Cristo, e per le anime perdute che ascoltano l'Evangelo tramite questi mezzi di comunicazione, tramite internet, tramite l'evangelizzazione, la predicazione nelle strade. Oh, gloria a Gesù Cristo, illumina i cuori, illumina le menti, convertili a te, Signore, strappali dalle tenebre, dal peccato, dalla Babilonia, che possano diventare anch'essi dei veri adoratori in spirito e in verità, delle nuove creature in Cristo, dei veri figli tuoi, oh Dio vivente. Padre, ti amiamo, ti rendiamo la gloria, la lode, l'adorazione. Ti ringraziamo, Padre, per questa riunione, per questa edificazione spirituale, per la tua parola, Padre, e dichiariamo guarigione, liberazione, dichiariamo per fede, Padre, l'opera della grazia, della salvezza su ognuno di noi in un modo meraviglioso, per la gloria di Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. A te la gloria, Padre, nel nome di Gesù. Dio vi continua a benedire, cari fratelli. Rimanete nella grazia, nella pace. Perseveriamo giorno per giorno, continuiamo a pregare gli uni per gli altri, amen, e a Dio piacendo ci sentiremo domani, gloria a Dio, per una nuova riflessione. E ora, amen, che l'amore di Dio Padre, alleluia, la presenza di Gesù Cristo e l'unzione dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno, nel nome di Gesù Cristo,
Amen e amen, alleluia.